partito Ezio Massa, è il buon momento per fare una tavola aperta. E verrà ospitata dall'osservatorio astronomico di Codimonte, abbiamo qua Massimo della Valle che è l'osservatorio direttore del Parlamento. Vorrei condividere con voi una riflessione che facevo poc'anzi, e cioè che noi abbiamo il privilegio di vivere in un momento della storia dell'astrofisica, io che credo sia straordinario, quasi irripetibile. 30 anni fa esplodeva nella grande nube di Magellano una supernova e veniva rivelato per la prima volta un fiotto di neutrini d'esplosione, provando che al centro di queste esplosioni stellari si formano stelle di neutroni. E allora ero un giovane dottore di studente per prendere il dottorato di ricerca. A metà degli anni 90, mentre ero un giovane ricercatore, si iniziò a misurare il parametro di decelerazione dell'espansione dell'universo e si trovò inaspettatamente che invece questa espansione stava accelerando. E oggi mi trovo, diciamo, un po' più serio, che c'è questa clamorosa, come dire, questa clamorosa scoperta, conferma di quanto Einstein aveva previsto 100 anni fa, e mi unisco alle parole del professor Coccia, voglio godermi in pieno questa bellissima ed ennesima straordinaria lettura scientifica con tutti voi e con chi ne è stato uno dei promotori. Parlare di vita extraterrestre. E non organizzeremo uno sciopero nello stesso giorno. Questo no, quello che dico sempre, io credo fermamente nell'esistenza di vita intelligente anche sulla Terra, anche se è molto rara.